Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati nei nostri studi. Prima puntata di Zompress, questo nuovo format televisivo della compagnia televisiva siciliana di CTS, che comincia proprio oggi con la prima puntata. Zompress, abbiamo scelto questo nome che è un po' anche una filosofia, si applica al basket ma anche al calcio, anche ad altri sport, è l'azione di pressing che una squadra deve fare per tentare di recuperare un vantaggio, di mettere pressione all'avversario. È sostanzialmente la filosofia del sacrificio, che è quella che ci piace nello sport, probabilmente è quella anche più indicata per lo sport. Prima puntata, come detto, quest'oggi siamo chiaramente in diretta, potete seguirci sui nostri canali, ma anche in streaming, CTSTV-tv.tv. E siamo pronti anche per darvi i primi titoli, li abbiamo chiamati menu, che apriranno ogni puntata e poi vi presenterò anche i miei ospiti di oggi. Palermo, chi ci crede ancora? I rosa di Diego Lopez dopo la batosta allo stadium si ritrovano con sempre meno certezze tecniche. Sotto accusa dal pubblico, adesso anche la determinazione dei giocatori, ritenuti però in estate dal patron superiori rispetto ad altre 10 squadre di Serie A. Domenica lunch match in casa contro la Sampdoria, ma potrebbe non bastare. Tuvo falla americano. Zamparini attende l'offerta ufficiale da parte del fondo statunitense interessato a rilevare non solo il Palermo, ma anche diversi progetti extracalcio del gruppo facente capo all'imprenditore friulano. Venerdì atteso il faccia a faccia con gli emissari del fondo USA, trattative in fase avanzata, anche se Zamparini resterebbe con una quota di minoranza. A piccoli passi, il Trapani di Calori continua a rosicchiare lo svantaggio in classifica. Sesto risultato utile consecutivo per il Granata contro lo Spezia e playout distanti adesso appena 4 punti. Ecco come l'ex giocatore di Brescia e Perugia ha risollevato una squadra che sembrava spacciata. Le due facce dei Leoni, praticamente imbattibile tra le proprie mura, ma incapace di vincere lontano da casa da novembre. Sono i due volti del Siracusa, agganciato alla zona playoff in Lega Pro, da dove rischia di scendere il Catania, fermato al Massimino dal Taranto. Ancora sconfitte Messina e Akragas, pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere. Una favola chiamata Orlandina. La seconda storica partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia è durata poco per Capo d'Orlando, battuta nell'ultimo possesso da Reggio Emilia. È solo un capitolo della bellissima favola del piccolo borgo messinese da 13.000 abitanti, diventato una delle prime 8 realtà del basket italiano. Realtà nascoste, la nuova Sancis, dalla seconda categoria ai piani alti del campionato di promozione in appena 3 anni. A San Giuseppe Jato, nel palermitano, c'è una piccola grande società che, con la passione del proprio presidente e di un pubblico di altra categoria, sta raccogliendo consensi ovunque. U Pallone è un'altra cosa. La didattica applicata al miglioramento tecnico e tattico dei giovani calciatori è questa la rivoluzione di un giovane allenatore che, con la pubblicazione del suo primo ebook, prova a cambiare il mondo, sempre pieno di contraddizioni, del calcio insegnato sin da piccoli. Bene, chiedo subito scusa per il mio siciliano. Sono di Palermo, sono siciliano, però insomma è un pochettino balbetta, balbetta. L'avete già sentito, i miei ospiti di quest'oggi. Avete capito un po' anche dal nostro menu: parleremo di calcio, parleremo anche di basket, di altri sport e di realtà. Andremo nel profondo della nostra terra, la nostra Sicilia, che raccoglie in sé tantissime belle storie. Ne parleremo quest'oggi con il vicepresidente AIAC, Giuseppe Cerro, con noi. Buonasera, buonasera a tutti. E con il tecnico della nuova Sancis, Cristian Perricone. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Al quale facciamo oggi gli auguri perché è il compleanno. Allora, applausi per il compleanno. Vogliamo dire, mister, quanti anni sono? Diciamo. Sono 42. Sono 42. Siamo 18. Li porti veramente male? No, scherzo. 42 anni, tu ne hai invece 18. Ah. No, un po' di più. Insomma, tanti auguri, mister, perché intanto sei qui oggi ed è già una bellissima cosa per noi averti. Hai accettato il nostro invito e quindi mi fa molto piacere in questo giorno particolare. Sappiamo che hai allenamento tra pochissimo, quindi
quindi comunque hai ritagliato un po' di tempo, è per questo che siamo anche amici, diciamo, fuori dalle telecamere. Vi dicevo appunto, Zone Press, questo nuovo format televisivo, parleremo un po' di questi argomenti. Avremo anche, tra l'altro, nel corso della puntata una telefonata, un ospite telefonico che è Pepe Sindoni, il DS dell'Orlandina Capo d'Orlando, la prima squadra siciliana della palla canestro. Direi allora subito di cominciare questa nostra puntata. Intanto vi chiedo, vi piace il nostro studio? C'è una bella panoramica, lo chiedo a Giancarlo Sardo in regia, Paolo Ferraro e Mario Cassia, che hanno curato un po' gli studi. Dovete dire sì, perché siamo una selezione dei bellissimo, bellissimo. È fantastico, meraviglioso. È vero che è bello, insomma, tanto, tanto bianco, bello luminoso, e poi questo televisore in fondo dove andranno un po' a girare delle immagini, si spera chiaramente no, perché io non lo guardo, lo vedo dai nostri monitor, però magari spero non ci siano immagini compromettenti della mia persona oppure di qualcun altro. Abbiamo anche preparato qualcosa per i nostri ospiti. Palermo, partiamo subito dalla Serie A, da questo Palermo che insomma noi abbiamo titolato nel nostro menu chi ci crede ancora, ci crede qualche tifoso probabilmente ancora, ci crede però la società che Christian continua a dire che si può fare. Noi possiamo anche andare a vedere la classifica, mentre intanto ti chiedo subito come hai visto la squadra, non tanto nell'ultima gara contro la Juve ma in generale nelle ultime settimane. Io penso che volenterosa, molto molto volenterosa, ma individualmente ci sono delle lacune che ovviamente non scopro io. È dura, è durissima, anche se come dicevi qualche tifoso ancora ci crede, ne ho sentito qualcuno nelle ultime ore, dice se vinciamo con la Samp probabilmente potremmo farcela. Secondo me è difficile. Quindi dici che è già tardi. Giuseppe Cerro, vedendo questa classifica, i punti continuano ad essere 8 dall'Empoli, che però insomma continua a mostrare di giocarsele le partite e poi magari di perderle. Adesso è tornato anche Zeman al Pescara, c'è da guardarsi alle spalle o davanti? Ma purtroppo Zeman al Pescara potrà fare poco quest'anno, sicuramente poi si vedrà molto bene il prossimo anno, che sia B che sia A poi. Mi auguro B per il Palermo, perché nel senso che spero che questo posto salvezza che ci giochiamo con l'Empoli, lo giochi il Palermo più che il Pescara. Però sai, 8 punti sono pochi e sono tanti, non è importante che ci creda il tifoso, è importante che ci creda la squadra. Ecco, questo è importante. Molti hanno, diceva Mister Perricone, ci credono. Ti dico, anche io personalmente vedo, e questa è secondo me la cosa più grave, nel senso che questa squadra in questo momento sta giocando paradossalmente al massimo delle sue possibilità, ed è gravissimo perché gioca male, gioca veramente male. Possiamo vedere anche qualche statistica, che so, cari amici tifosi del Palermo, andare un pochettino sulla ferita che ancora insomma vedete le immagini, tanto che scorrono molto belle. Le statistiche di Juventus-Palermo, so come dicevo di colpire un pochettino nel profondo, però vediamo allora i motivi, i numeri, perché molti hanno detto, molti tifosi, addirittura questa squadra ha lasciato campo libero a una Juventus che non aveva assolutamente bisogno. Si vede questo naturalmente nelle occasioni da gol, che sono diametralmente opposte rispetto a quelle rosanero. Nel possesso palla c'è, se ricordo bene, un 53 a un 47%, quindi comunque nella prima fase il Palermo, nei primi 20 minuti, no Christian, comunque qualcosina aveva fatto vedere, tant'è che Buffon ha dovuto fare una parata sul tiro di Nestorowski. Assolutamente sì, ma è una situazione estemporanea comunque, diciamo, perché il Palermo non soltanto con la Juve ma riesce a creare pochino. Ripeto, secondo il mio punto di vista, se non ci sono delle qualità individuali innanzitutto non si può creare quel castello che probabilmente tipo riuscire a portare risultati. E con la Juve sicuramente è stata una partita, diciamo, difficile, ma ovviamente giocavamo con i primi della classe. Allora chiedo prima a Giuseppe Cerro e poi torneremo da te Christian, quali sono i problemi strutturali, perché non mi sembra che Diego Lopez possa far meglio o aver fatto meglio di Corini e chi lo ha preceduto, sia De Zerbi. Quindi quali sono secondo te i problemi strutturali di questa squadra? Il problema intanto più che strutturale è la mancanza di un vero e proprio leader. Cioè, mentre l'anno scorso comunque si è riusciti a salvare per la presenza di gente come Sorrentino, come Maresca, come Girardino, magari Sorrentino credeva più nella maglia, loro no, però loro credevano questi molto, questi tanti numeri che dicevamo loro vacanza. loro credevano molto nel fatto della voglia di riscatto, di non retrocedere, di non farsi chiamare i giocatori retrocessi l'anno successivo. E quindi, mentre invece qua non sta succedendo, qua non c'è nessuno, l'unico che potrebbe farlo forse è Diamanti, ma è già stato cestinato dalla
dal presidente e dall'allenatore che comunque aiuta queste scelte. Però ti dico che insomma ambienti che gravitano attorno al tenente onorato di Bocca di Falco danno un diamante possibilmente in rientro nella partita contro la Sampdoria, quantomeno per dare non quella, Christian, quella dose di esperienza che serve in una squadra che esperienza non ne ha. E se andiamo a vedere comunque anche le pretendenti alla salvezza, ci sono squadre che hanno giocatori che ne hanno di primavera alle spalle. Assolutamente sì, come giustamente diceva Giuseppe, mi riallaccio al concetto espresso, manca il leader, ma mancano i leader, perché parliamo della massima competizione nazionale, la Serie A, se non hai almeno 4-5 giocatori con esperienza e che abbiano anche le capacità di essere leader all'interno del gruppo, all'interno dello spogliatoio e anche all'interno delle gare dentro il campo, è veramente dura. Manca Paolo Dybala, diciamolo. Manca l'est. Quello che manca l'est. Ho premesso manca la qualità. Della qualità che esatto, manca. Quella l'ho qualità. Premessa, dico. Se parliamo in linee generali, ragazzi, il presidente ha continuato a indebolire la squadra. E nonostante comunque avesse detto, l'abbiamo detto nei nostri titoli, che all'inizio stagione il Palermo era superiore a 10 squadre almeno della Serie A. Per questo a gennaio ha detto anche che ci erano rinforzati. E si erano rinforzati. E anni fa che dovevamo vincere lo scudetto. E anni ancora fa che insomma si poteva vincere la Champions. E Paolo Dybala, che dopo la gara contro il suo Palermo ha postato questa foto sul suo profilo Instagram che andiamo a vedere, vedete qui sotto, e adesso a tutto schermo. Un Dybala che è ancora innamorato di Palermo, possiamo dirlo, bellissimo tra l'altro tutta il pre e il post partita, un giocatore che deve a Palermo tanto, uno di quei giocatori che magari molti non lo fanno, però ha questa indole di comunque riconoscenza nei confronti del club che comunque l'ha portato in Italia, tra l'altro ha peso abbastanza d'oro. Zamparini ancora paga diciamo le beghe non di si è mai capito quanto è stato. Però ecco, andiamo sul campo che mi piace di più romanticamente, no? È bello questo, no? Questa è la maglia di Andelkovic, che senza diciamo essere così è andata su un personaggio un pochettino più talentuoso come me, non ci voglio a sinistra ovviamente male, però insomma Dybala, che giocatore. Non voglio dire quello che manca al Palermo, perché a Palermo un giocatore come lui ormai ha poco che fare, però manca sicuramente quel giocatore che metta Nestorovski ancora più in condizione di fare gol. Quindi tu dici doppia punta sarebbe... No, non una doppia punta. Io voglio andare sul discorso tattico, qualità. Allenatori. Manca qualità, come ho detto poco fa, la qualità, anche se non è solamente il numero 10 la qualità, ma la qualità è anche il difensore, la qualità te la porta anche il terzino, te la porta anche quella mezzala che faceva Gattuso, quella è anche qualità. Il portiere. Anche. Ma sul portiere diciamo che ci sono anche, io credo molto in Posa, però non ora. Fra un poco, magari una chioccia sarebbe stato meglio. Ha fatto comunque gli errori individuali quest'anno. Sì, che non sì, si ma vedono, l'ultimo lo ricordiamo col Napoli. Neanche in promozione. L'ultimo lo ricordiamo col Napoli, però se andiamo a vedere tutta la partita col Napoli, vediamo 36 parate fatte. Assolutamente. È un ragazzo giovane, questa data questa responsabilità. Parlavi di Nestorovski, e allora io, grazie sempre alla regia di Giancarlo Sardo e Paolo Ferraro, andrei con il nostro partner site, il sito partner retepalermo.it, a vedere quale potrebbe essere il futuro di Nestorovski, che è richiesto in Premier League, e quindi le grandi prestazioni di questo attaccante, assolutamente, che in tantissimi, me compreso, devo fare mia colpa, a inizio anno davano diciamo non esattamente non tra solo Caressa, i allora. Top no anche io. Ma neanche noi due soli, quindi tra noi ora tu devi dire cosa pensavi di Nestorovski, dillo subito, tanto vediamo qui. No, io neanche lo conoscevo, dico, poi a inizio anno devo ringraziare Peppe Accardi, io, perché in uno dei primi allenamenti del Palermo fatto al Barbera, Peppe Accardi disse, dice, questo farà 15 gol. Allora là tutti non lo conoscevamo, dice, ma chi è quello, ma che dici? Certo. Va bene, vedremo chi a fine anno chi ha ragione. Non so assistito. Non lo so, però c'ha comunque azzeccato, ci stava azzeccando. Cristian, dico, un giocatore così che fa tutti questi gol, non è ancora arrivato a doppia cifra, mi sembra, però comunque è un giocatore che si è 9 dimostrato gol, 9 gol, che si è dimostrato un giocatore che la sa mettere la palla in porta. Io di là del gol con l'Atalanta a Bergamo, nel senso, una squadra che lo supporta comunque. Ecco, se ma ha servito squadra, è poco servito. Il Palermo crea poche azioni da gol, questo va detto, perché Nestorovski le ha come dire, capitalizzate molte, in molte occasioni, ma non hanno portato punti, e questo è il problema secondo te? Sì, assolutamente sì, ma ti ripeto,
è la qualità proprio generale della squadra, perché non è l'attaccante fa gol, ma non perché c'ha soltanto colui che gli dà l'ultimo passaggio illuminante. Ovviamente deve nascere da una costruzione generale, come diceva Peppe, la qualità si deve andare a riscontrare anche nel terzino, anche nel difensore centrale, eccetera, eccetera, eccetera. È normale che Nesterowski, tanto di cappello, anche io non lo conoscevo ovviamente all'inizio d'anno, ma sta facendo delle gran belle cose, delle gran belle, belle cose. Assolutamente sì. E allora vi dicevamo, appunto, per quanto riguarda il mercato, Nesterowski richiesto in Premier vale già più di Vázquez, si leggeva su Rete Palermo. Certo che Zamperini non ha mai, diciamo, negato di voler mettere anche noi il cartellino quando glielo chiedono, perché poi in realtà si dice sempre che Zamperini mette i prezzi, i colleghi chiedono a Maurizio Zamperini queste cose e lui risponde. Magari non dovrebbe rispondere, però lui risponde perché giustamente è il suo mestiere. Ma lui è il presidente. Lui è il presidente. Avevi dei dati che magari riprendiamo più avanti? Sì, 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 sì. No, vedete, si parlava di tiri in porta. Dico, io oggi davo un'occhiata prima di venire qua, mi sto preparando. Certo. E vedevo che il Parma ha fatto 181 tiri in porta, è al 19° posto. Se tu vuoi fare gol, vincere le partite, non puoi essere il 19° posto come Palermo è tra l'altro penultimo, perché ultimo è l'Empoli. L'Empoli che, per quel discorso di esperienza che dicevamo, i punti li fa, ma è ultimo in tutte le classifiche di rendimento, e questa è una cosa che deve far pensare. L'altro grande tema è quello di questo fondo americano che sembra realmente seriamente intenzionato a comprare il Palermo. Sempre da Rete Palermo abbiamo le ultime che riguardano appunto la cessione a questo fondo americano. In settimana è atteso l'offerta ufficiale, in descrizione che ha dato il Giornale di Sicilia quest'oggi, e addirittura entro venerdì potrebbe già esserci il faccia a faccia tra Zamperini e gli emissari. Siamo passati, Christian, da arabi, cinesi, americano che era venuto in pompa magna qua a Palermo e poi non... la verità è che forse di differente in questa trattativa c'è che questi americani, i cinesi sono scomparsi dopo il capodanno cinese, l'ha detto lo Zamperini a più riprese, questi americani vogliono rilevare anche altre realtà di Zamparini, del gruppo Zamparini, lasciando a Maurizio Zamparini una quota di minoranza. Tu ci credi? Allora, innanzitutto sono scettico, faccio questa premessa. È pur vero che da quello che ho capito da fonti giornalistiche, questo gruppo è intenzionato soprattutto a rilevare altro del pacchetto, ma il Palermo, correggimi se sbaglio, fa parte di questo pacchetto Zamparini. E poi c'è anche da dire che... Diciamo come, non è solo di Maurizio Zamparini, ma è della famiglia Zamparini. Della famiglia Zamparini. Che dire, visto il passato di queste pseudo trattative, sono scettico anche su questo. Giuseppe Cerro. Il problema di fondo è, va bene, sta accadendo questo, lo compreranno, speriamo, perché ci sono questi famosi 99 milioni di euro il debito che c'ha Zamparini. Però dico, visto che comunque l'interesse degli americani è più che altro sulle aziende di Zamparini e poco sul Palermo, pur cambiando proprietà, pur avendo un nuovo socio, pur avendo dei soldi, quanto il Palermo Calcio ci guadagnerà in questa trattativa? A livello tecnico parlo io. Beh, sicuramente non nel breve, perché per questa stagione non si può fare. Perché poi deve avere, perché poi dunque delle persone innamorate del Palermo Calcio. Bisogna vedere anche che a livello organigramma cosa cambia. E sapete cosa mi fa puzza di bruciata a me? Il fatto che lui vuole restare con una quota X, non so di preciso quale possa essere. Ma non è stato ancora detto. Non è stato dettagliato il tutto, però ciò significa che lui vuole una. Come voglio dire, ci vuole continuare, ma in questo dico, però dico, questo dico, speriamo, no, vuole restare in, ma io non lo spero, ma io dico speriamo, perché quantomeno ci sarebbe uno che gestisce la società che quantomeno ne sappia di calcio, poi che sia per ora per i fatti suoi anche a livello, non lo so, però io parlo sempre. È sempre bello fare il presidente con i soldi degli altri, quando ci sono i soldi. Però è uno competente, uno che comunque è 30 anni nel calcio, anche di più, quindi non è sempre dare a chi non sa niente di questo sport in mano un giocattolo che potrebbe quanto può interessare a questi americani, se a quanto sembra l'interesse loro è rivolto su altro, quanto può interessare il Palermo. L'interesse c'è, Christian, perché ti dico che c'è anche il progetto stadio centro sportivo che agli americani interessa molto. Dico, l'interesse c'è quando c'è un ritorno economico. Se abbiamo un ritorno economico, c'è interesse.
abbiamo visto con la Juventus, non è, la Juventus è in cima alle valutazioni proprio economiche d'Europa come squadra italiana, chiaramente, per aver costruito lo stadio. Stiamo vedendo le difficoltà che sta creando la Roma, perché quando, a mio avviso chiaramente, si è visto quanti introiti ci sono con uno stadio, poi tutti quanti cominciano a diventare molto interessati, ma questa cosa la andiamo più avanti. Facciamo anche sì che la Juventus è un progetto tecnico, settore giovanile, che stadio uno stadio, dico, lo so, perché tu per la settore giovanile poi ne parleremo, perché c'è il tuo ebook da presentare, no, poi c'è anche insomma la nuova Sanchez di Cristian, che non ha bisogno di padroni americani, perché il presidente della Sanchez, lo vedremo, è molto appassionato, assolutamente sì. Noi intanto parliamo di Serie B, perché c'è una squadra, il Trapani, che sembrava davvero spacciata, e invece rispetto al Palermo sta facendo un percorso, possiamo dirlo, realmente inverso. La squadra di Calori, che è subentrato, lo sappiamo, a Serse Cosmi, in questo momento in classifica è sempre ultimo, ma ha davvero racimolato tantissimi punti nelle ultime giornate. Sono 6 risultati utili consecutivi, prima 2 vittorie, adesso 3 pareggi consecutivi, che lo hanno portata comunque a 4 punti dall'entrare nella zona playout, lì vedete dove c'è il Latina. E allora io chiedo a Cristian Perricone, non so se seguite intanto il Trapani nelle ultime giornate, ha pareggiato in casa dello Spezia, tra l'altro nel finale, è una squadra che probabilmente si è ritrovata anche caratterialmente nello spogliatoio. Probabilmente sì, Calori magari ha portato quella ventata di entusiasmo che mancava nella gestione precedente, e magari adesso si cominciano a vedere sei risultati utili consecutivi. Non sono una cosa da poco per una squadra che non penso che abbia cambiato profondamente nel mercato di dicembre, giusto? No, ha recuperato sicuramente qualche giocatore, il portiere su tutti, che non ce ne voglio insomma chi c'era prima, ma non era esattamente magari adatto, e comunque l'ossatura è rimasta quella è pedinano nel mercato. È cambiato anche il direttore sportivo, che hanno riportato il Trapani quantomeno a crederci. Pepe, c'è stata quella fase l'anno scorso, probabilmente il Trapani quest'anno, io non so, lo chiedo a voi, potrebbe stare pagando quella grandissima cavalcata, quel tentativo, quel passo in più che si è rivelato di cercare di andare in Serie A, e lo sta pagando quest'anno? Sicuramente a livello psicologico ha dato tanto il Trapani l'anno scorso, e il voler ripagare quei atleti, quei giocatori, confermandoli quest'anno, molte volte non paga, perché dico, anche mettere forze fresche, se vuoi riconfermarti, poi dipende appunto dagli obiettivi stagionali, se vuoi riconfermarti e rifare di nuovo quel campionato, devi assolutamente mettere forze fresche. Se l'obiettivo tuo era salvarti e voler mantenere l'ossatura, mi sta pure bene, però un qualcosa va cambiato. Non dico l'allenatore è stato cambiato perché magari ha avuto anche altre vicissitudini, sia in campo che fuori dal campo. Non so, onestamente, ha avuto la macchina bruciata. Però la differenza tra Trapani e Palermo sta lì, nel presidente. Il presidente è un uomo che ha tutto l'interesse nel stare al Trapani, perché ha comunque una ditta che gli funziona. La moglie, mi so che è innamorata, sì, comunque del settore giovanile, della prima squadra, è presente. E quindi anche quello fa sì che lascia dei giocatori e direttore e chiunque gli addetti ai lavori che sono là più liberi anche mentalmente di poter lavorare. Questi secondo me i risultati sono figli di questo modo di ragionare. Diciamo anche che per quanto riguarda il calcio italiano, differentemente da, voglio fare un discorso più ampio, il Leicester quest'anno in Premier non sta facendo affatto bene. Ha concentrato chiaramente un po', come se fossimo nella vecchia Coppa dei Campioni, tutte le attenzioni verso la competizione europea. Però dico, nel calcio italiano, dove comunque girano molti meno soldi, stiamo vedendo tante, anche in Serie B, realtà che un anno fanno benissimo, come il Trapani l'anno scorso, e che poi non riescono a mantenersi in un certo equilibrio. È una questione solamente economica, Cristian, o anche una piazza che magari non è abituata ad avere quel genere di risultati risente un pochettino? Io penso che le possiamo chiamare favole. Le favole possono avvenire una volta ogni 20 anni, Leinster o come il Trapani, che comunque ha rischiato di andare in Serie A tramite il playoff l'anno scorso. Ha perso col Pescara di Oddo. Ha perso col Pescara in quella famosa partita che penso un po' tutti abbiamo vissuto. Sì. Però sono favole che avvengono una volta ogni ventennio. Io mi ricordo, ero piccolino, il Verona di Bagnoli riuscì a scrivere una favola, scrivendo uno scudetto con dei giocatori, se non ricordo male, che comunque non erano di prima fascia, ma lo diventarono poi in quell'annata, esplosero e fecero bene. Era un calcio... Cioè sono cose estemporanee. Un calcio più equilibrato a livello forse economico, per cui se tu facevi un buon lavoro in sede di programmazione riuscivi magari a fare buona annata. Quello che comunque è mancato al Trapani all'inizio anno, perché
volente o nolente, poi ci sono Fagiano andato via, certo, che è venuto a Palermo, magari con un Fagiano che invece aveva avuto quell'esperienza, come stava lui già lavorando da un po' di anni. Può darsi si sia rotto qualcosa nell'addio di Fagiano, in questa scissione della coppia, che poi è stata definita cosmica, tra Cosmi e Fagiano, che un po' è venuto forse a mancare nel gruppo squadra quella fiducia. Sì, perché comunque Fagiano è una persona che è molto presente nello spogliatoio, molto presente in campo, sta accanto all'allenatore, perché è uno di quei direttori che sceglie personalmente l'allenatore, soprattutto lui, Cosmi, quindi è un'importante figura che è venuta a mancare e per un po' di tempo, secondo me, poi la si paga. Sicilia del calcio che vive in questa annata di Lega Pro un pochettino nel girone C, un girone siciliano possiamo dirlo, con quattro squadre che si sono presentate in aste di partenza con diversi obiettivi, ma che piano piano diciamo stanno riuscendo a capire un pochettino qual è la propria dimensione. Parliamo in questo caso del Siracusa, del Catania, del Messina e dell'Acragas. Questi risultati dell'ultima giornata che andiamo a vedere: il Messina che ha perso in casa della Paganese 2-0, l'Acragas che ha perso a Catanzaro 1-0, il Catania ha fermato al Massimino dal Taranto, e questo è un risultato che sicuramente insomma per la classifica ci può anche stare, ma che insomma ha bloccato un pochettino gli Etnei, che hanno anche cambiato allenatore, è arrivato Petrone al posto di Rigoli e come assistente nel basket, come allenatore di seconda, Christian Alè, la Grotteria, ex del Palermo, che a Catania ricordo anche bene, che ha fatto tanti gol. Siracusa Melfi 3-1. È il Siracusa che in questo momento sta facendo le cose più belle, ma le sta facendo a metà. Le fa in casa, dove ha messo insieme un filotto di belle partite consecutive, lo possiamo vedere anche dalla classifica, ma che fuori casa non riesce a vincere addirittura da novembre. Il Lecce guida questa classifica di Lega Pro del girone C, segue il Foggia, poi il Matera, Juve Stabia, Francavilla, Fondi, tutte quelle in blu sono squadre che si giocheranno i playoff allargati, questi campionati insomma dove non si capisce bene, si è parlato adesso anche con Abodi contro comunque Tavecchio di riforma dei campionati, anche Lega Pro, probabilmente sarebbe il caso. Il Catania lo vediamo lì, ha quota 36 punti, a 35 c'è il Siracusa, e quindi le due squadre che si possono, ricordiamo che il Catania diversi punti di penalizzazione, altrimenti sarebbe 7 punti, mi sembra, diciamo tra la Juve e il Francavilla, esatto. Quindi comunque il Siracusa che si sta veramente avvicinando, Messina che si è tirato fuori nelle precedenti partite ed è a quota 27 in questo momento, relativamente tranquillo, a 3 punti dalla zona playout, quella in giallo dove c'è l'Acragas a quota 24. Non so se avete seguito un pochettino questo campionato. Io qualcosina di Messina sono rimasto sconcertato. Che è successo? Ho visto un video televisivo, giornalistico, dove c'era il capitano del Messina che parlava per strada con la moglie del presidente Stracuzzi, se non ricordo male, chiedendogli i soldi di stipendio da ottobre che non prendono la lira, eccetera, eccetera. Ma quello che mi ha veramente sconcertato, tutto ciò fatto per strada, poi alla moglie del presidente, cioè mi sembra di vivere in realtà peggio che diretta antica. Non succedono neanche da noi. Evidentemente Peppe Cerro avrà qualche, gli sarà successo qualche cosa. No, a me fortunata. Lo dici, hai parlato con la moglie di qualche presidente? Fortunatamente no. Però dico, proprio succede molto spesso che magari appunto mentre in questa categoria professionistica comunque c'è un iter da seguire, si parla col direttore, si parla con l'addetto. Cioè il Messina. Qua magari succede molto spesso, tu ti ritrovi al campo e fuori dagli spogliatoi o dentro il campo stesso, però parli insomma sicuramente certo, davanti ai tifosi, comunque in città non so se l'avete vista questa immagine. No, io purtroppo no. Io una cosa, ma sto sognando, cioè veramente per strada con un capannello di tifosi attorno. Perché faccio questa introduzione, Lorenzo? Perché vedevo la classifica e secondo me Messina in questa situazione, in queste condizioni, secondo me è un miracolo, che è un rischia certo. Ma rischia adesso, ancora mancano parecchie giornate, rischia certamente, se questi poveri ragazzi sono da ottobre che non prendono soldini, è normale che si stancano. I fasti non sono di lottarla quelli, questa mai. I fasti non sono quelli del Messina di qualche anno fa, che sappiamo comunque era gestito in maniera assolutamente scriteriata. Però sul Siracusa devo dire è una società che comunque quest'anno si è affacciata a questo campionato di Lega Pro, che sta facendo molto bene, si può lavorare tranquillamente, un pubblico che la sostiene, e adesso ci sono appunto i 35 punti. Anche loro vengono da un po' di anni, dopo devono salire in Serie B a un certo punto, poi sono falliti, hanno ricominciato, dico va bene. Io sono più che altro per il Catania. Il Catania, anche se ha questi 7 punti di penalizzazione, comunque ricordiamo che ha cambiato ora l'allenatore, sì. Perché ha dei giocatori
dico, la classifica rispecchia bene quello che è la qualità del campionato, Lecce e Foggia soprattutto. Certo. Però il Catania non può non essere tra le prime tre, con la rosa di giocatori che ha. E anche senza i punti per iniziazione. Peccato, perché e questo, insomma, perché Rigoli, tu lo sai anche. Rigoli è un grande allenatore, è un buon allenatore. Però una cosa è allenare ad Agrigento, dove comunque hai fatto bene per anni, se io sono nato da alcune, una cosa è andare a Catania dove ha allenato Simeone, Zenga e quant'altro. È una piazza che ti, che ti mette più pressione. Altro, quasi la Coppa UEFA. Volete sapere qual è un'altra piazza che sta facendo invece appassionare tutta la Sicilia, possiamo dirle? È quella di Capo d'Orlando. Non parliamo di calcio, ma parliamo di un altro meraviglioso sport, la pallacanestro. C'è l'Orlandina Capodorlando che da anni milita in Serie A ed è una piccola gemma cresciuta in una, insomma, in una città che comunque non è tra le top dei capoluoghi, insomma, in Sicilia. Però d'estate è una bellissima città. Però d'estate è veramente stupendo, sono stato. Però nel basket è davvero una primizia. Allora noi abbiamo in collegamento telefonico, chiedo lumi su questa, la nostra regia, ma l'abbiamo, il direttore sportivo dell'Orlandina, della Betaland Capo d'Orlando, Giuseppe Sindoni. Direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Intanto ti ringraziamo, la ringraziamo di essere con noi, ringraziamo anche l'ufficio stampa della sua società che è davvero squisito ogni volta, grandissima accoglienza vi assicuro, lo dico qui ai miei ospiti, Cristian Pericone della Nuova Sanchez e Peppe Cerro, vicepresidente Ajax Palermo, una spettacolo andare a vedere le partite di Capodorlando, fatelo se non l'avete fatto perché è davvero bellissimo. Direttore, si arriva da una seconda partecipazione storica alle Final Eight di Coppa Italia che vabbè è durata poco perché con Reggio Emilia si è perso praticamente l'ultimo possesso, però è stata davvero una grandissima cavalcata. No, sicuramente è stata un'esperienza bellissima, insomma nella serie di pallacanestro si conquista l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia centrando uno dei primi 8 posti alla fine del girone d'andata. Noi siamo stati in grado di arrivare quinti e quindi abbiamo giocato questo quarto di finale con Reggio Emilia, un finale un po' particolare, un po' convulso, alla fine ha portato Reggio Emilia ad avanzare alla finale contro l'Emporio Armani Milano, però da parte nostra è stata sicuramente un'esperienza importante sia a livello tecnico, perché comunque facciamo un'esperienza importante, abbiamo fatto come gruppo un'esperienza importante e credo ce la porteremo avanti anche in questa stagione, ma anche a livello societario, come giustamente ricordavi, comunque una partecipazione storica, perché era solo la seconda volta nella storia che centravamo un obiettivo del genere. E adesso, insomma, proveremo a centrare per la seconda volta nella nostra storia anche l'accesso ai playoff scudetti. E chiaramente lo speriamo tutti. Direttore, io ti chiedo di darti del tu perché, insomma, assolutamente. Sono davvero vicino alla vostra realtà, come lo siamo un po' tutti qui. Ti chiedo, sicuramente ne avrete parlato, di quell'ultima scelta sul fallo a Della Valle di Reggio Emilia, non so se vuoi ritornare sull'argomento oppure se è qualcosa di passato, però insomma possiamo discuterne. La scelta lì è stata quella di prendersi l'ultimo tiro, che spesso a questa Orlandina ha fatto bene, però non è andata come si sperava. Riapri una ferita, lo so, hai ragione. Non era mai chiusa. Diciamo che la scelta è stata coraggiosa da parte di Carlo, dell'allenatore, che ha deciso di commettere fallo sulla situazione di punteggio in parità, quindi sostanzialmente regalando la possibilità di andare in lunetta agli avversari per poi prendere l'ultimo tiro. È una scelta coraggiosa, Gennaro è un allenatore di personalità, è un allenatore coraggioso, stavolta non è andata bene e va bene così, sostanzialmente procediamo e speriamo che la prossima volta, cioè dobbiamo essere così bravi da conquistarci una prossima volta per quanto riguarda appunto quel livello lì. È chiaro che ancora fa male, perché perdere una partita del genere non è mai bello, la sensazione era di avere la gara in pugno a un certo punto, però insomma è il bello della pallacanestro. Ed è un altro... Perde... Certo. No, prego, prego. Beh. No, dico, ovviamente si perde anche in situazioni, in momenti in cui sembra impossibile, è bello così. È un altro step di crescita anche per la società, diciamolo, perché comunque dalle sconfitte, soprattutto nel basket, che è uno sport che questo lo spiega sempre, si impara tantissimo. Ti chiedo, come è possibile, quanto è facile, ecco, una domanda un po' difficile, quanto è facile far diventare una cittadina a 13.000 abitanti come Capodorlando tra le prime 8 realtà italiane del basket? Quanto è facile, diciamolo.
Pochissimo, esatto. Devo onestamente, credo che sia abbastanza difficile. Capodorlando è una realtà molto particolare, comunque c'è grande tradizione, però la tradizione e un ambiente sano in sé non bastano, poi è necessario insomma che la competenza affianchi questi fattori, per quanto fondamentali, da soli non riescono a sostenere una realtà professionistica di questo livello. Credo che negli anni questa realtà si sia ormai consacrata a questo livello, parlo di massima serie, e adesso speriamo che il prossimo step possa appunto essere quello di diventare stabilmente una realtà che possa appunto giocarsi in obiettivi importanti, in palcoscenici come ad esempio le Final Eight, come i playoff, e speriamo nei prossimi anni magari anche una Coppa Europea. Mi sento di dire che questa società, così come strutturata, lo meriterebbe davvero tanto, perché vanno i nostri complimenti a te, alla famiglia Sindoni, chiaramente a tutta la Betland del Capodorlando, l'Orlandina Basket, perché per quanto riguarda gli appassionati della pallaspicchi state facendo grande la Sicilia. Un ringraziamento al direttore sportivo dell'Orlandina Basket, Giuseppe Sindoni, grazie mille. Grazie, è stato un vero piacere. Per noi. Allora, Christian, perfetto, stiamo parlando di davvero sport come lo vogliamo noi, a grandi livelli. Tanto di cappello per questa realtà dell'Orlandina Basket. Io ho degli amici nel calcio di Rocca di Caprileone che spesso mi dicono che vanno perché sono entusiasma questa Orlandina in maniera eccezionale. Sì, poi perché è una squadra che sa soffrire, che però ha grandi insomma singoli, personalità. Drake Dean era uno di questi, era strepitoso. Io impazzisco per Mario Delash, un po' perché io da piccolo ero un centro, non alto quanto lui, né bravo quanto lui, però insomma questa è l'Orlandina. Ti ci rivedi? No, assolutamente. I singoli come nel calcio, come nel basket. Ma tanti giovani, sai, anche tanti giovani, anche dall'est. Fino a inizio anno c'è stato Bruno Fittipaldo, che era un nuovo acquisto, che addirittura è stato preso in Turchia, l'hanno voluto a tutti i costi. È un po' come il Palermo quando prendeva i piccoli Cavani, i piccoli Dybala. Assolutamente, ma subito. E italiani? Italiani molti, c'è chiaramente la Quintana, insomma ci sono tanti giocatori comunque. Questo che mi fa piacere, ne parliamo sempre di... Ma c'è una struttura giovanile importante. Sei un tantino provocatorio. Chiedere, perché c'è una struttura, c'è una bella giovanile. Realtà siciliana, con un bel paese che io confermo perché sono innamorato di Capodorlando, fa giocare anche italiani ed ecco ai massimi livelli. E poi un piccolo gioiello Capodorlando, perché c'è il lungomare, la piazzetta bellissima. È veramente stupendo. Quindi andate a vedere l'Orlandina. Bene, un'altra realtà che negli ultimi anni nel calcio si sta insomma affacciando, sta facendo cose importanti. Io la ricordavo diversi anni fa nei polverosissimi campi della terza categoria, in realtà della seconda, la prima volta che ho visto giocare la nuova Sancis, qui rappresentata da Cristian Perricone, come detto oggi 17 anni, sono 42 anni, 17 saresti troppo giovane. Troppo. 42 anni, però questa squadra sta facendo davvero bellissime cose proprio in quanto a società, che era prima San Cipirello, adesso gioca a San Giuseppe Iato, ma ha un pochettino messo insieme tante persone, tanti interessati, tanti tifosi, tanti appassionati, e insomma è anche formato una bella squadretta. Assolutamente sì, tutto si deve soprattutto a una splendida società, capitanata dal nostro presidentissimo Domenico Simonetti. Colgo l'occasione anche per fare un po' di pubblicità, perché giusto, lì c'è certo, una cantina certo di vini che vi posso assicurare che è veramente fantastica. Noi siamo interessati ai vini, è vero Beppe? Vi paga in vini o...? No, il presidente è molto serio, io lo conosco, però i vini sono interessanti. I vini sono veramente... Post partita. La Sancis, adesso vedremo qualche immagine, fa dei post partita bellissimi, ignoranti, che ormai è un termine, intanto vediamo la classifica, che ormai è un termine che è un aggettivo qualificativo. Fino a ieri abbiamo visto in FA Cup, tanta ignoranza. siamo su quei livelli. Che è successo in FA Cup? È il secondo portiere della squadra che giocava contro l'Arsenal, che è il Sutton, mi sembra, il secondo portiere, 120 kg, anche di più, forse, che mangiava all'88esimo un bel panino con la mortadella, è fantastico, purtroppo non ce l'abbiamo, era in panchina. Un po' di casini, sì. Ci sono anche là. Che categoria era il Sutton? Quinta, però era in FA Cup. Purtroppo però oggi, notizia di oggi, leggevo, siccome era stato quotata
cioè si poteva giocare, questo lui mangiasse il panino, mangiasse qualcosa, era quotato là. Brutto. Allora infatti tant'è che è stata aperta un'inchiesta perché non possono i giocatori intromettersi. Peccato, in però questo cosa fa perdere un pochettino. Ma io tornerei sulla Sanchez, riguardando la classifica, io ho una regia fantastica che mi aiuta, io la ignoro. E adesso la classifica che vede la nuova Sanchez a ridosso della zona playoff che abitava qualche settimana fa. Poi Cristian, dobbiamo dire le ultime partite fino a domenica, una leggera involuzione dettata da cosa? Da cosa? Bella domanda. Ci stiamo interrogando io con il mio staff su questo piccolo calo che abbiamo avuto in questa settimana, dove abbiamo fatto 3 gare che abbiamo avuto un recupero, abbiamo giocato sabato a Campobello, poi mercoledì in casa col Canicattì e domenica a Ribera, dove le abbiamo perse tutte e 3 dopo che venivamo da 5 vittorie utili consecutive. Ci stiamo un po' interrogando, probabilmente un calo fisico, probabilmente una delle poche volte quest'anno che abbiamo avuto 3 partite in 8 giorni. E comunque poi ci sono sempre all'interno delle gare gli episodi, alle volte positivi, alle volte negativi, dove vanno a pregiudicare anche il risultato della partita. È un peccato perché guardando la classifica, se avessero vinto con Ribera avrebbe proprio spezzata la classifica e quindi... Ma anche a Campobello, sai Peppe, sabato scorso è andato tutto da lì. Sabato scorso siamo andati a Ribera, a Campobello, a Mazzara del Vallo, abbiamo giocato con la consapevolezza di fare i nostri 3 punti, però abbiamo avuto l'espulsione di 2 portieri, ha dovuto parare un giocatore, è stato espulso anche un difensore centrale importante, un paio di infortuni in dei giocatori chiave, e da lì sono arrivate anche le sconfitte di Canicattì e di Ribera, per esempio l'ultima l'altro ieri, dove comunque abbiamo fatto delle 3 gare la migliore prestazione, però abbiamo patito lo stesso. È un bel gruppo, lo vedete qui, Mannequin Challenge per la nuova Sanchez con Cristian Perricone. Su questo, guarda, su questo. No, è molto bello. Ho degli atleti a tutto schermo. Ho degli atleti che su questo, guarda, sono... È un bel gruppo. Sono i numeri uno. È un bel gruppo. Questa categoria penso che più dei soldi, più degli allenamenti, più dei preparatori atletici, conta molto questo, il fatto che ci sia... E qua c'è la mano tra Cristian Perricone e Peppe Ciotto, che io censurerei perché fra un po' andremo allo scontro totale tra questi due allenatori che il calcio lo vedono in maniera diversa, io l'avevo detto, e quindi si torna a parlare. Nuova Sanchez, però io voglio restare un attimino su di voi, Cristian. Comunque c'è una bella individualità, ma io voglio parlare più della squadra, della struttura societaria, un paese che vi sostiene. Sì, diciamo di sì, che c'è un paese che comunque ci sta sostenendo, sta cercando di dare anche quell'entusiasmo dagli spalti affinché la squadra vada avanti. C'è da dire che comunque volevo sottolineare sia il lavoro che sta facendo il presidente Simonetti, dove, io ripeto, sottolineare ulteriormente, sta facendo il presidente. È una cosa che io la sognavo da parecchio tempo. C'è una società dove ognuno ha un compito. C'è il vicepresidente, il signor Troia, che è un infaticabile factotum, si occupa di tante cose. Però abbiamo Calogero Di Maggio, abbiamo Giovanni Giordano, abbiamo una società strutturata dove il presidente fa il presidente e non si occupa di cose tecniche, non si intromette in quello che sono la gestione di cose che non appartengono a un presidente. Insomma, no, ma te lo dico perché purtroppo nel dilettantismo... Ma non è Zamparini. No, non è Zamparini, ma nel dilettantismo poi tu sai, Peppe, che dilaga anche tutte le volte. Delle cose del genere e non fanno piacere, non fanno costruire nulla di buono. Invece la Sanchez non è così. Tutto condivisibilissimo almeno da parte mia, però registro il fatto che Cristian Perricone non allenerà mai il Palermo con Maurizio Zamparini presidente, perché non puoi pensare oggettivamente con questa, che ti assicuro è anche la mia idea di gestione, nella mia totale ignoranza di gestione di una società, la normalità più che altro, ma non puoi allenare, lo capisci che non puoi allenare il Palermo. Ognuno con le proprie competenze, a tutti i livelli, alla Serie A, va bene. Anche per questo non mi auguro che Zamparini resti nel Palermo se vengono gli americani. Perché ci vuoi andare tu? Perché uno come Zamparini secondo me è meglio che a questo Faresti meglio di De Zerbi? No, assolutamente no. De Zerbi è un professionista affermato, è un grandissimo tecnico. Peppe Cerra è meglio di Iachini, invece, secondo te? È unico. Peppe Cerra è meglio di Iachini, ma non lo so. No. No, tu chi è che adoravi? No, aspetta, no. Corini. Non è Corina. De Zerbi. Corini è più bravo. Perché vedi su Facebook questi due ragazzacci
Anche un pochettino istigati da me, ve lo devo dire. devo un attimino confermarlo. Si beccano molto spesso sul tipo di calcio che predicano. Beccano non è la parola giusta, si confrontano. Confrontano. Fino a ieri siamo stati assieme. Abbiamo parlato. Vabbè, ma è tutto per fuffa per i giornali, come si dice in questi casi. Quello. Vi beccate facendovi anche del male, socialmente parlando, nel senso come social, perché avete. Probabilmente si può anche dire due idee di calcio diverse. Quella di Peppe Cerro l'ha spiegata in questo in un hashtag che un po' ormai, insomma, io non posso più ripeterlo perché ho fatto già brutta figura nei menu, però dillo. Solo di quello faccio ancora peggio. No, perché è tuo, cioè non è che... Un pallone è un'altra cosa. Il pallone è un'altra cosa, italianizzato. Perché il tuo credo calcistico in realtà... Quello dell'ebook didattica applicata sugli schemi, insomma, la didattica degli schemi di gioco. Didattica degli schemi di gioco è un'idea più di crescita che si ha dei giovani, più che di calcio in generale, anche se possiamo dirlo e poi magari ci torneremo, anche se mancano pochi minuti, sulla vostra idea di calcio differente. L'idea di partenza da questi ebook qual è stata? Ma l'idea, diciamo, che parte tutto da due frasi, che noi allenatori diciamo sempre, sette ragioni soprattutto, una interrogativa e una esclamativa. Una è quando noi guardiamo un ragazzo, la prima cosa che facciamo è dice, ma te chi ti ha allenato l'anno scorso, scusate. Ok. Giusto. E l'altra, quando noi facciamo una domanda, io vedo sempre questi allenatori di giovanili che mettono 11 contro 0, attacco contro difese, e dice, mister, ma perché lei dice, fa questo e non fa magari altro? Perché la mia squadra deve stare bene messa in campo. Allora, io da queste due frasi sono partito. Ma questi giocatori, appunto, dico... hanno delle basi per stare bene messi in campo? Allora io ho cercato, secondo me, senza dover essere presuntuoso nel mettere metodologie che provengono dal Belgio alla Spagna, o anche una mia metodologia non l'ho messa, io ho messo quello che secondo me è il percorso che un giovane atleta tecnico, tattico, poi c'è un'altra sfera, io parlo di tecnico e tattico, deve seguire per arrivare in prima squadra da mister Perricone, anche se io gli auguro di più, magari della promozione, che dove per ora è il mister. Me lo auguri anche, ma vedi che si beccano sempre. Però, cioè, potevi dire, io spero che becchi mister Perricone. Ma io spero che incontri mister Perricone in Serie C, lega, però, giusto, questo. Però in questo momento magari è un giovane, non si augura a 5 anni di arrivare a essere in promozione, giusto? Gli si augura di raggiungere il suo sogno che è il professionismo. Gli piace. No, io continuo quanto un pochettino. Ti piace? Perché voglio vedere gli ospiti che si beccano un pochettino fra di loro. Comunque, insomma, però è bella, secondo me, la struttura dell'ebook, che è molto moderna, molto alla portata, sì, applicabile, insomma, dovunque. Io ce l'ho nel cellulare. Ce l'ho nel tablet, quando voglio lo apro e io, se lo spoglio. Io ieri Giuseppe ha fatto la presentazione a un gruppo di tecnici palermitani e devo dire che ho apprezzato tantissimo il lavoro di Giuseppe. È veramente, sintetizza tutto con una parola, tanta roba. Tanta roba. E poi si parte da un concetto caro al nostro Giuseppe Cerro, che è quello della qualità. Insomma, se c'è qualità c'è tutto l'inizio. Possiamo anche vederlo, non c'è uno zoom vicino, però vicino alla tua faccia si può anche molto bene vedere la copertina dell'ebook. Io può andare scorrendo, è molto semplice, cliccando un semplice tasto vanno scorrendo le pagine come se fosse un libro, uno può andare a leggere. È bellissimo. E può vedere. Possiamo anche vedere una situazione che abbiamo preparato e che è presente nell'ebook di mister Giuseppe Cerro, un uno contro uno, se non vado errato, spiegacela tu. Perfetto, quindi qua parliamo dell'attaccante. Io qua sto sfruttando un uno contro uno, parliamo anche di transizione, ora lo vedremo nella seconda parte e poi magari quando ritorniamo indietro spiego bene il movimento. Certo. Allora, in questo caso quando parlo di transizione difensiva, il difensore ruba palle e deve andare a fare meta. L'azione non finisce come molti la fanno finire quando questa io prendo palla. Questa è un'esercitazione che si fa in campo. Io all'inizio che faccio? Sempre per una professione didattica. Io non fischio e lui riceve palla e parte, perché in campo fischio non ce n'è. L'attaccante fa un contromovimento vicino alla sagoma, che è un corto lungo, un lungo corto, deciderà lui quale sia meglio fare, e parte l'uno contro uno. Ripeto, quasi parla anche di giocatore pensante, per molte altre cose, non solo per questo, ma in questo caso io ho contatto visivo, ho il movimento di smarcamento e ho un uno contro uno, dove andrà a fare anche il tiro in porta. Se rubo palla... Questo genere di lavoro a che anni si può cominciare a fare con i ragazzini?
Ma tutto sta fatto, tutto può anche essere fatto già dai pulcini, no. Dico, tutto dipende appunto dalla grandezza che del ragazzo che tu hai, adegui la grandezza del campo, adegui il numero dei giocatori, adegui le distanze da perseguire, anche magari quello che può essere uno contro uno può anche essere un rubabandiera, per esempio, andare a prendere questo pallone e questa palla a terra e andare a fare meta da una parte con l'altro bambino che ti insegue. Insomma, il concetto è attivare mentalmente questi giovani calciatori, perché se non c'è questa attivazione, no, Cristian, non c'è crescita, diciamo così. Abbiamo parlato proprio in questa riunione che abbiamo fatto, come ripeto, eravamo una dozzina di tecnici palermitani, proprio del giocatore pensante, che diventa importante. Però consentitemi anche, Giuseppe, correggimi se sbaglio, nell'ebook abbiamo anche questo tipo di rappresentazioni visive, giusto? Allora, la parte statica c'è, la parte dinamica può essere introdotta, però purtroppo ancora non abbiamo capito come. Ci sarà un 2.0. Quindi nel 2.0 io farò, ma è ancora meglio secondo me, lo dovrò fare, non solamente la verità che già era presente. No, però io noto una stoccatina da parte di Cristian Perricone nei confronti della e allora io dico di più. Come volevo. E allora io dico di più. Nel prossimo non solo cercherò di fare questo in forma dinamica, ma tenterò anche con l'ausilio dei ragazzi di fare dei video, degli allenamenti, bello, che svilupperemo. Certo. Però ringrazia Cristian Perricone per la prestazione, perché ti ha dato l'idea. A fine puntata lo ringrazio personalmente. E come si può scaricare o comunque insomma acquistare, veramente scaricare legalmente? Allora, io ringrazio, vi ho fatto un bell'assist, voglio ringraziare Emilio Buccheri, che è un ragazzo di Siracusa, ha 30 anni e ha aperto questo portale che è allenaremania.com, un portale a pagamento dove molti allenatori scrivono, tra cui anche io, e si possono leggere un po' tutte le situazioni di gioco, che sia tecnica, che sia tattica e molto altro. Andando nel suo sito, andando poi nella categoria prodotti, c'è ebook e puoi andare ad acquistare. Io ho fatto, essendo vicepresidente AIEC, non potevo non fare un grande sconto per i miei associati. Certo. Faccio 20, il prezzo mi sembra che sia 25 euro, però 20 per gli associati AIEC. Va bene, io mi associerò all'AIEC a breve. lo compro con grandissimo piacere, perché è un bel lavoro, un lavoro moderno soprattutto, di un ragazzo, lasciatemelo dire, che comunque è in un altro mondo. In un altro mondo, quello di Cristian Perricone ormai è andato, lui è in un altro mondo. Va bene, allora ragazzi, io si scherza, è sempre lui, è sempre lui. Ma il lavoro di quelli che si definiscono giornalista, si definisce qualcuno così, no, lo è bello, è bello insomma istigarvi. Torniamo a parlare di Palermo, perché ci sarà la Sampdoria, abbiamo l'ultima parte di trasmissione di questa prima puntata di Zone Press, la Sampdoria che arriverà qui domenica per ora di pranzo. Ora non voglio dire che si mangerà il Palermo, speriamo chiaramente per quanto riguarda i tifosi rosanero di no, però è un'occasione importantissima. Chi se li mangerà i cannoli, no? Chi si mangerà i cannoli? Io non lo so se Giampaolo mangerà i cannoli, però che Sampdoria arriva, Giuseppe Cerro, secondo te, da come l'hai vista? So che comunque guardi molto attentamente il lavoro di Giampaolo. Giampaolo è un allenatore che segue da un po' di tempo, ai tempi del Cagliari, e ha cambiato molto la sua filosofia di gioco, però pur sempre ha un'idea di gioco, quella che cerchiamo qua di avere un allenatore che era venuto a Palermo e non ha potuto esprimere, però va bene. Di chi parli? Di De Zerbi. Cristian Perricone, però tutto sta lì. Non era adeguato. Dico, era meglio Corini. Non ho mai detto tutto sta non lì alla qualità dei giocatori. Se mi consenti 10 secondi. No, io dico intanto voglio anticipare. Censura Cristian, se uno c'ha una Ferrari cerca di avere le prestazioni dalla Ferrari. Se uno c'ha la 500, la differenza sta che mister Giampaolo, oltre a esprimere un'idea di calcio di tutto rispetto, ha anche giocatori di tutto rispetto, chiaro. E che si metto in cerco con la Roma, metto in cerco con il Milan. Ha pareggiato a Cagliari, però dicono sia un allenatore scomodo, nel senso che per la sua idea è capace anche di mettere fuori grandi campioni, l'ho fatto in passato. Ha messo fuori l'Angelo Esposito quando era in crimine nazionale, ha messo fuori Maccarone quando era a Siena, Maccarone capitano, è andato a Catania, ha messo Mascara capitano in tribuna. È un allenatore che ha una sua idea di calcio, la vuoi seguire? La segui, non la vuoi seguire? Che è molto anche la
l'idea che sia attorno a, per esempio, Roberto De Zerbi, che Cristian è arrivato in... Parliamone seriamente. È arrivato in Serie A con il suo credo Giampaolo, anche se ha avuto delle, magari, insomma, parentesi non positive, con la Sampdoria comunque sta facendo bene. Però con l'Empoli l'anno scorso. Anche con l'Empoli. Dobbiamo parlare ovviamente di De Zerbi o no, di Giampaolo? No, vabbè, diciamo dell'idea che hai tu, cioè in Serie A ci arrivi che fai? Ti adatti oppure cambi? Devi vedere innanzitutto la qualità individuale dei giocatori che hai. Se io, allenatore X, vado ad allenare il Rocca Cannuccia, non posso pensare di farlo giocare come il Barcellona o il Manchester City. È solo questo il concetto che io ho espresso, che De Zerbi sia un grande allenatore, l'ha dimostrato a Foggia e lo dimostrerà in futuro. Questo ricordatelo tutti e due, capito? Riuscirà a dimostrare il suo valore tecnico, sì. Già lo ha fatto, con delle squadre che hanno una qualità diversa dal Palermo Calcio. Diego Lopez che deve fare allora con questo Palermo? Diego Lopez deve prenderli per mano e arrivare a fine stagione. Io posso soltanto buttarsi da Monte Pellegrino, però dico, allora, l'ultima cosa e finiamo. L'ultima cosa, dico, ho portato dei dati. Beh, perché si parlava. Tu parli, ma lui è dei dati. Ma sono i punti quelli, ecco. Dati. Allora, appunto. L'Empoli, come vedi, tira in porta meno dai dati. Stiamo parlando di Corini e De Zerbi. Penso che si era preparato. Il mio concetto è uno. Siccome io non voglio né difendere Corini né difendere De Zerbi, l'unica cosa che dicevo apertamente, dicevo: Corini, se non fosse chiamato Corini, sarebbe stato crocifisso davanti il Barbera a un certo punto. Invece non è stato così. Ma perché hanno visto De Zerbi? Sì. Ma io non l'ho visto questo sangue. Ma allora dai buchi delle mani, De Zerbi perdeva ed era colpa di che era presuntuoso, era arrogante, faceva giocare il Barcellona. Corini perdeva, era colpa di Zamparini. Ma tu sei innamorato di De Zerbi, non lo vuoi toccare. Io ho le stesse. Io volevo. Allora, 14 partite, è 10 gol fatti. Che dobbiamo chiudere. Un secondo. 14 partite, 10 gol fatti, 27 subiti, 5 punti. Però questo Corini, è materia per il tribunale. Corini, stessa cosa. Io vi invito a bazzicare su Facebook i profili Cristian Pericone, Giuseppe Cerro e anche il mio Se Volete, compagnia di Siciliana per CTS, perché si continuerà a discutere di questo. Uguale. È spassosissimo, però siamo in chiusura. Allora, io ringrazio l'allenatore della Nuova Sanchez, Cristian Pericone. Ha fatto più punti Corini. 14-5, 7-4. È così. Stavo ringraziando, ti sto facendo gli auguri. No, me l'ha passato in diretta. 3 punti col Genoa, ricordiamoli sempre, giusto? 3 punti col Genoa. E Giuseppe Cerro. Non si sopportano, però sono due miei grandi amici. Allora, Cristian Pericone, auguri ancora, buon compleanno, sei stato con noi, grazie. Grazie a tutti quanti, grazie per gli auguri di compleanno. Certo. A Giuseppe Cerro, grazie per essere stato con noi. Grazie a te per avermi invitato. Fate l'amore, la pace, non fate la guerra, o almeno se volete fatela sui social. E noi torniamo martedì prossimo, sempre qui dalle 15.30 con un'altra puntata di Zone Press. Ringraziamento a tutta quanta la famiglia di CTS, la parte tecnica, la regia e anche ovviamente alla produzione di questa Zone Press, che speriamo vi abbia fatto compagnia e lo farà anche nelle prossime settimane. Ciao, arrivederci.